La prima candidatura ufficiale per le elezioni del nuovo presidente della provincia di Teramo in programma il prossimo 29 gennaio è quella del sindaco di Valle Castellana, Camillo D'Angelo. Si tratta di una candidatura a carattere prettamente civico, che proviene dai territori e non è espressione diretta di una forza o compagine politica ho ufficializzato un percorso, ho partito molti mesi fa insieme a tanti altri amministratori sono oltre 120 le persone che hanno sottoscritto e molti altri che ancora lo faranno e che ho incontrato in questi giorni ho visitato i territori ho ascoltato le stanze e le richieste degli amministratori dei territori ho ascoltato anche i cittadini perché la candidatura è soprattutto per i cittadini e per le realtà che sono purtroppo da tempo abbandonate dalla politica. Il sindaco Camillo D'Angelo, ingegnere civile elettronico e giovane amministratore classe 82 al suo attivo oltre vent'anni di esperienza politico-amministrativa e si propone come amministratore che ha come priorità quella di risolvere gli annosi problemi con spirito concreto e pragmatico. L'idea di provincia è un'idea partecipata, un'idea condivisa, è una provincia che deve essere veloce, che deve guardare a quelli che sono gli obiettivi immediati di ripristino della sede viale stradale, delle scuole, ma deve guardare anche allo sviluppo sostenibile e al futuro, soprattutto una provincia in cui la presenza deve farla da padrona. Va ricordato che per via della cosiddetta riforma del Rio che definisce tali elezioni di secondo livello al voto potranno recarsi solo i sindaci e consiglieri dei comuni rientranti nel territorio provinciale Teramano. Ovviamente lei chiede anche un lavoro di squadra con tutti i sindaci. È normale, il punto di partenza è il lavoro di squadra con i sindaci, con gli amministratori del territorio, al di là dei partiti, al di là degli accordi, al di là delle partite a scacchi che qualche capobastone fa solitamente durante questi appuntamenti.